Bene, siamo arrivati allo strumento lazzo. Il pulsante da tastiera per richiamare questo strumento è il tasto L. Vediamo che questo strumento è di nuovo uno strumento di selezione, ma questa volta ci consente di tracciare delle selezioni in maniera assolutamente libera. Lo strumento può essere usato in totale libertà semplicemente cliccando e trascinando. Nel momento in cui io rilascio il mouse, la selezione viene chiusa da una retta che collega il punto da cui sono partito e il punto in cui ho lasciato andare il mouse. Con questo strumento è possibile tracciare una serie di linee curve, ma è anche possibile tracciare delle linee rette. Questo è possibile semplicemente tenendo premuto il tasto Alt Opzione su Mac. Nel momento in cui clicco con il tasto Opzione premuto, non ho più bisogno di trascinare, semplicemente clicco e vado a cliccare una serie di punti e di nuovo quando lascio andare il tasto Alt, questi punti si uniscono e formano una selezione. Di nuovo questa selezione può essere trasformata con Trasforma Selezione. Di nuovo posso trasportarla cliccandoci dentro e trascinandola. Posso annullarla cliccando all'esterno o premendo Command-D. Le applicazioni pratiche di questo strumento secondo me sono abbastanza poche. Possiamo usarlo se vogliamo fare una selezione grossolana di certi elementi della nostra foto. Possiamo selezionare più elementi tenendo premuto il tasto Shift dopo la prima selezione. Oppure possiamo escludere alcuni elementi dalla nostra selezione tenendo premuto Alt. Dato che è uno strumento che viene troppo spesso abusato, vi faccio vedere quella che secondo me è una delle uniche applicazioni serie per cui lo possiamo utilizzare. Si può selezionare un oggetto indesiderato, quale che sia nella nostra immagine, fare doppio clic e scegliere Riempi. Riempire in base al contenuto e dargli OK. In questa maniera abbiamo eliminato un qualcosa che non volevamo vedere nella nostra immagine. Questa secondo me è una delle pochissime applicazioni pratiche di questo strumento, anche se comunque sapere che esiste e come funziona non fa mai male. Spero comunque che questo video vi sia servito in qualche maniera. Continuate a seguire questa panoramica per saperne di più anche su tutti gli altri strumenti.